centro diurno Margherita di Fano spegne le sue prime 10 candeline e lo fa con un momento di festa insieme ai tanti ospiti della struttura. Inaugurato il 5 aprile del 2014, questo complesso è stato realizzato dalla Fondazione Carifano e ad oggi gestito dalla Labirinto Cooperativa Sociale per tutte quelle persone affette dalla malattia di Alzheimer. Questa mattina, taglio della torta insieme alle persone che frequentano il centro, insieme ai loro familiari, agli operatori e alle istituzioni comunali e regionali. Allora, con oggi iniziamo una serie di appuntamenti che affronteremo nell'anno del 2024, perché questo per noi è un anno molto importante. E il 5 aprile del 2014 infatti abbiamo aperto le porte e inaugurato il centro diurno Margherita, un centro dedicato all'Alzheimer e alle demenze, non solo agli ospiti ma anche alle loro famiglie. E durante l'anno si susseguiranno appunto degli appuntamenti per festeggiare questo anno per noi così importante, tra cui nel mese di settembre, che è il mese dedicato all'Alzheimer, una mostra interattiva per raccontare non soltanto quello che abbiamo fatto in questi anni, ma anche che cosa vuol dire vivere con questa malattia. Per chiunque volesse essere aggiornato sui nostri appuntamenti e sui prossimi eventi, potrà seguire nel sito della Labirinto /Margherita, quindi nella pagina dedicata al centro diurno, e lì pubblicheremo tutto quello che riguarderà proprio i festeggiamenti di questo decennale. 5 aprile 2014, 5 aprile 2024, 10 anni di servizio e un punto di riferimento per le persone del territorio con la malattia di Alzheimer. In questa location che è apprezzata e conosciuta a livello ormai nazionale, perché ci chiamano in tutta Italia, perché ha non solo ha degli spazi e una progettazione innovativa per quello che riguarda i centri diurni per l'Alzheimer in Italia, ma anche una progettazione e un'esperienza legata alle cosiddette terapie non farmacologiche. Abbiamo un'equipe multiprofessionale composta da circa una ventina di operatrici e operatori, e gli ospiti attualmente presenti in struttura sono circa un'ottantina. Persone che hanno un impatto con la malattia di diverso livello, quindi abbiamo persone che sono nella fase inizialissima della malattia e persone invece che sono in una fase molto più compromessa. Riusciamo a dare risposta alle loro esigenze, ma anche alle esigenze delle loro famiglie, perché l'accoglienza qui è come un abito cucito di sartoria, su misura. Ognuno ha un proprio progetto di tipo assistenziale, riabilitativo ed educativo. Il centro è aperto dalla mattina alle 8.30 alle 18.30, questo per permettere anche alle famiglie di ricevere un reale sollievo e per permettere alle persone di frequentare secondo le loro reali esigenze e disponibilità.